Crescita. È questa la parola d'ordine attorno a cui ruota la prima parte del pass espansione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Infatti, durante la presentazione del DLC, Isola Solitaria dell'Armatura, The Pokémon Company ha insistito molto su questo aspetto, evidenziando come il nuovo contenuto sia pensato principalmente per aiutare i giocatori a costruire il proprio team competitivo. Un'aggiunta insomma volta al PvP, dove l'esplorazione sarà sì presente, ma non sarà centrale come all'Anda Corona, la seconda parte del pass che, a quanto pare, ci vedrà le prese con i contenuti più rilevanti sotto questo punto di vista. È partendo da queste premesse che abbiamo assistito ai primi 30 minuti di gameplay sull'Isola dell'Armatura, anche se alla fine della presentazione in streaming avevamo molti più dubbi che certezze. Dopo un breve tratto in treno, arriviamo sull'Isola dell'Armatura tramite volo taxi e l'approdo alla nuova area è subito piuttosto vivace. Dopo l'aggiornamento del Pokédex, per rendere possibile il riconoscimento e la cattura dei nuovi Pokémon presenti sull'isola, veniamo accolti da Sofora, o Sevore in Pokémon Scudo, e da una prima battaglia al veleno. La rivale della prima parte del pass per Spada, infatti, è specializzata in questo tipo di Pokémon, mentre Sevore sarà un maestro del tipo psico. La sfida non pare particolarmente impegnativa, visto che la ragazza non ha mostri completamente evoluti, ma già in questo primo scontro possiamo renderci conto di un piccolo, fondamentale dettaglio: il livello di difficoltà del DLC. Sebbene i Pokémon del giocatore fossero tra il livello 45 e il 70, quindi in pieno endgame, quelli di Sofora erano tra il 58 e il 60. E lo stesso vale per tutti i mostriciattoli incontrati nella prima mezz'ora sull'isola. The Pokémon Company ci ha assicurato che, al pari delle terre selvagge del gioco base, dove la difficoltà e il livello dei Pokémon sale in base alla progressione del giocatore, il DLC potrà essere affrontato in ogni momento, a patto di aver raggiunto le Wild Area, quindi nelle primissime sezioni di gioco. Quello che invece non è stato completamente chiarito è se quanto abbiamo visto fosse il livello di sfida massimo raggiungibile dal contenuto. I rappresentanti di The Pokémon Company ci hanno detto che sì, la difficoltà dovrebbe scalare anche verso l'alto, ma non sappiamo fino a che punto e se ci saranno differenze per chi, come la maggior parte dei giocatori del Day One, avrà ormai tutto il suo team a livello 100. Ad ogni modo, possiamo confermare che in questa prima fase non ci sono nemmeno limitazioni nei Pokémon utilizzabili, il che è un peccato per chi sperava in un contenuto ostico e impegnativo fin da subito. L'incontro-scontro con Sofora ci introduce anche a quella che sarà una struttura centrale dell'Isola dell'Armatura, ovvero il dojo del Maestro Mustard. È da qui che comincia a tutti gli effetti l'avventura del DLC, ed è qui che scopriamo alcune delle novità contenutistiche del pass. Senza svelare dettagli sulla trama, della quale tra l'altro sappiamo molto poco, l'incontro con Mustard ci porterà ad esplorare l'isola per superare prove e portare a termine diversi compiti, sia collegati direttamente alla storia, sia legati ad alcune nuove meccaniche introdotte proprio con il pass. Nel dojo o subito al suo esterno, per esempio, verremo introdotti alla Zuppamax e ai metodi per realizzare questo piatto capaci di far gigamaxizzare anche i Pokémon che in origine non avrebbero potuto. Saremo chiamati a fare delle scelte importanti, di cui però non possiamo parlare. Otterremo le nuove personalizzazioni alla bicicletta e inoltre cominceremo a dare la caccia a dei Pokémon specifici, in una specie di missione di raccolta che ricorda in piccolo quella legata alle cellule di Zygarde in Pokémon Sole e Pokémon Luna. Purtroppo però, la presentazione non ci ha fornito molti altri dettagli. Non abbiamo potuto realizzare la zuppa o capire cosa si intende esattamente con la definizione Pokémon dal grande potenziale data dal sito ufficiale. Non abbiamo avuto informazioni specifiche sull'utilizzo del Cramobot e sul modo in cui ci darà nuovi oggetti a partire da quelli che non ci servono più. Non abbiamo utilizzato la roccia armatura per apprendere una nuova mossa. Non abbiamo avuto modo di chiarire se ci saranno o meno dungeon complessi, anche se le brevi immagini di alcune cave ci hanno fatto pensare a strade alternative a quella, spesso lineare, che porta all'uscita, e non abbiamo scoperto nemmeno qualcosa di più sulla cosiddetta prova limitata, o sulle torri dove allenare Kubfu in vista della sua evoluzione in Urshifu. Per approfondire tutti questi dettagli, quindi, dovremo attendere l'uscita del pass espansione, prevista per il 17 giugno a un prezzo di 30 euro a versione. Quello che invece è emerso dal nostro incontro con il DLC è che questa prima parte potrebbe essere un semplice antipasto, in attesa del piatto forte rappresentato dalle terre innevate della corona in arrivo il prossimo autunno. Restano però ancora troppi punti interrogativi per avere un'idea chiara su cosa aspettarci da questa avventura sull'Isola dell'Armatura.
L'unica cosa evidente è che tanti nuovi elementi saranno pensati per agevolare ancora di più l'allevamento di Pokémon competitivi. Vuoi che si parli di oggetti per aumentare l'esperienza ottenuta, come l'amuleto PE, oppure che si pensi a strumenti come il Cramobot o la Zuppamax. Ne sapremo di più tra un paio di giorni, quando potremo mettere le mani insieme a voi sulla versione completa di questa prima parte del pass di espansione. Nell'attesa fateci sapere qua sotto nei commenti quali sono le vostre aspettative per il DLC. E se il video vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su multiplayer.it.